Ed eccoci qui, Rezzi, con un altro episodio di quella che è la rubrica dei calciatori che seguo. Andiamo quindi anche oggi a parlare di diversi calciatori. Oggi molto anche faccio riferimento a calciatori di squadre calabresi, soprattutto in Serie D, e anche in Eccellenza in realtà, per andarvi anche a dare qualche nome di giocatori che seguo, che mi piacciono e che secondo me potrebbero fare bene anche in futuro e che stanno comunque facendo bene. Io partirei però dall'ambito più internazionale e da un calciatore del West Ham, quindi siamo in Premier League. E vi vado a parlare di Ben Johnson, che non è certamente un fenomeno, però un calciatore che è comunque giovane, un terzino classe 2000, con ottima fisicità e alto 1,85 m, un terzino difensivo che sta facendo anche discretamente in quel di West Ham. Non sta trovando in realtà molto spazio, ma quando chiamato in causa ha sempre fatto abbastanza bene. Ha anche un buon tiro da fuori, un calciatore sicuramente da visionare, che può crescere perché secondo me ha ampi margini di miglioramento. È giovane e quindi se si riesce a lavorare bene su di lui, secondo me può essere veramente un calciatore che potenzialmente può fare bene comunque anche in una realtà comunque importante come West Ham. Proseguendo, parliamo un po' di primavera in questo caso, perché voglio andarvi a parlare di un calciatore della Juventus primavera molto molto interessante che sta facendo comunque bene in questo ultimo periodo ed è Ange Cibozo, calciatore che sta facendo bene sia nel campionato primavera che poi anche quella che è la Youth League, che sarebbe la Champions League dei giovani, in cui si affrontano le squadre delle rispettive primavere. Cibozo è un attaccante comunque classe 2003, un calciatore molto, molto giovane, tanto quanto in realtà basso, diciamo così, perché è comunque abbastanza basso, ma ha velocità, ha qualità, è anche bravo negli ultimi metri, molto spesso va a rete e certamente comunque un calciatore che in prospettiva potrebbe fare molto bene. Vi ricordo che, ripeto, è 2003, quindi ha ampissimi margini di miglioramento, soprattutto se la Juventus saprà lavorarci bene in futuro. Chissà che non si possa prospettare, visto questa buona stagione, dovesse poi anche continuare così su questi ritmi, magari un anno prossimo in cui entra nel professionismo. Vedremo un po'. Altro calciatore in orbita Juventus, ma che in realtà non lo è più, è Nikolaj Fredriksen, che sta facendo nell'ultimo periodo veramente faville al Vitesse in Olanda, attaccante classe 2000 che ha giocato in realtà anche alla Conference League, regione tra l'altro del Tottenham, un Vitesse che affronterà poi Rapid Vienna negli spareggi di Conference League, visto che il Tottenham è stato eliminato. Ma al di là di questo, Fredriksen sta facendo veramente molto bene l'ultimo periodo, gol a raffica, attaccante comunque classe 2000, ex Juventus, è stato quindi in orbita da Juventus e ha comunque firmato da poco in realtà un contratto che lo lega al Vitesse, da poco nel senso comunque da qualche mese un contratto che lo lega al Vitesse fino al 2024 a lungo termine, con la squadra olandese sta facendo veramente molto bene sia in campionato che in Europa ed è un attaccante certamente da seguire. Ripeto, ancora comunque giovane, è un 2000, quindi ancora ha tanto, tanto su cui lavorare per poter crescere. A questo punto però direi che possiamo parlare, come vi dicevo, un po' di squadre calabresi e di Eccellenza nello specifico, perché vi vado a parlare di due calciatori secondo me molto, molto interessanti. Io direi che possiamo subito partire in realtà con il parlare di un calciatore di proprietà del Sersale che in realtà in un primo momento non è stato confermato inizio anno, ma che alla fine comunque è stato confermato, che comunque è stato confermato, nel senso che comunque il Sersale lo ha ripreso a inizio estate, cioè stiamo parlando di Matteo Nesticò, giocatore comunque molto molto importante per quella che è la categoria dell'eccellenza, attaccante classe 98, ma che veramente un giocatore con ottima tecnica, visione di gioco, qualità, secondo me da Serie D assolutamente, un giocatore che la può fare tranquillamente la Serie D, tanto che infatti io spero che l'anno prossimo qualcuno, ma anche qualche calabrese lo possa chiamare, un Rende per esempio che punta molto sui giovani, perché non può andare a prendere un Nesticò, che è un calciatore comunque sicuramente importante che sta facendo in realtà un po' quest'anno un po' di alti e bassi, così come tutto il Sersale, però un giocatore comunque di livello importante, di caratura importante, che ha fatto un grandissimo mini torneo dell'anno scorso.
giocatore che merita secondo me la Serie D per le qualità che ha. È vero che comunque è molto, molto basso, però ha veramente ottime qualità, merita comunque di giocare nel massimo campionato dilettantistico. Vediamo se qualcuno lo chiamerà. Poi spetta lui anche terminare questa stagione al meglio per poter ricevere qualche chiamata. Altro calciatore secondo me molto interessante, in questo caso spostiamoci in casa Reggio Mediterranea, è Puntoriere, Giulio Puntoriere, centrocampista, comunque trequartista, classe 95, un giocatore un pochino più anziano rispetto anche a Nesticò, ma un giocatore comunque nel pieno della carriera che sta facendo bene questa annata con la Reggio Mediterranea, Reggio Med invischiata nella zona della corsa per i playoff, e un Puntoriere comunque è un punto fermo importante, un giocatore con qualità, con tecnica e assolutamente un profilo anche lui da seguire. Non è certamente, ripeto, un fenomeno assoluto perché stiamo parlando comunque di eccellenza calabrese, però è un giocatore che a me piace e di cui vi ho voluto parlare. A questo punto però ci spostiamo in Serie D e andiamo a parlare un po' di Cittanova. Due calciatori che vi voglio... Di cui voglio andare a parlare, due dei tanti calciatori di cui voglio andare a parlare, perché in realtà potremmo parlare di tantissimi altri giocatori importanti, giovani in casa Cittanova, perché Cittanova ha fatto veramente molto bene finora, grazie anche al lavoro svolto da Di Gaetano e della società sui giovani. Però ve ne voglio parlare di due centrocampisti. E nello specifico vi vado a parlare di Francesco Meola, centrocampista classe 2003, molto molto giovane, che sta facendo comunque un ottimo campionato fino a questo momento col Cittanova, buone prestazioni, giocatore che ci mette comunque, così come tutta la squadra, molta cattiveria, molto da un punto di vista caratteriale, ma anche dal punto di vista della tecnica assolutamente non gli manca, un calciatore da seguire, proprio perché molto giovane e finora sta facendo sicuramente vedere cose importanti in quel di Cittanova, per cui da seguire assolutamente e da rivolgergli un occhio di riguardo, così come Michele Pane, che sta facendo anche lui un ottimo campionato, centrocampista classe 2002, anche lui molto molto giovane, che sta disputando veramente un ottimo campionato con la maglia del Cittanova, anche lui qualità, giocatore comunque sicuramente importante lì a centrocampo, secondo me da visionare meglio, da tenere in una grande considerazione in ottica futura. Altro calciatore che potrebbe sicuramente essere considerato in ottica futura è Moses Ebbey del Rende, trequartista esterno offensivo, comunque classe 2003, classe 2002, scusatemi, piccolo errore, classe 2002, che in realtà è arrivato non da tantissimo in quel di Rende, ormai è un anno perché se non mi ricordo male arrivò l'anno scorso, febbraio dell'anno scorso giù di lì, comunque calciatore che sta facendo molto bene, soprattutto da quest'anno, diversi gol realizzati fino a questo momento, non ultimo quello contro l'Alavers, decisivo per la vittoria del Rende, un calciatore comunque brevilineo ma molto molto rapido, veloce, anche imprevedibile, un giocatore sicuramente da seguire anche per la tenera età, quindi giocatore su cui comunque voglio puntare e da seguire meglio per il futuro. Ma in realtà qui già si sapeva da diverso tempo di cui si parla di questo calciatore, cioè di Bezzon all'offensiva esterno, classe 2002 della Lamezia Terme, ma che è arrivato in prestito dalla Regina, giocatore che alla primavera della Regina l'anno scorso ha fatto molto molto bene, ha già fatto vedere che ha delle qualità importanti, quest'anno si sta, diciamo, tutto sommato confermando in maniera positiva in quel di Lamezia, anche se potrebbe dare di più, ma ha veramente ottima prospettiva, è un calciatore già di livello importante per la Serie D in questo momento, un under comunque tra i più uno degli under tra i più importanti in categoria, almeno per quanto riguarda il reparto esterni, e certamente può fare molto bene in futuro, anche nel 2002 da seguire più nel dettaglio. Altro calciatore di cui vado a parlare, che in realtà non è un under, ma un giocatore che a me piace molto, è Crucitti. Renzi Crucitti è un giocatore che ha veramente a me piace tanto, tantissima qualità da vendere, un giocatore che quest'anno a San Luca sta dando anche un ottimo apporto da un punto di vista realizzativo, ha fatto diversi gol, è un classe 87, un giocatore faro per una squadra di Serie D, è veramente un faro, veramente colui che dal quale passano tutti i palloni nella metà campo avversaria, è veramente
è un giocatore di altissima caratura che a me piace molto e quindi nonostante sia un over, ormai non abbia lasciato da tempo quella che è la tenera età, però rimane sempre un calciatore importante per la categoria e quindi di cui vi ho voluto parlare. Chiudendo, andiamo un po' ad analizzare due giocatori non calabresi ma sempre in Serie D, due calciatori dell'Licata. Il primo è in realtà un giocatore di cui vi parlo da tanto tempo ed è Samake, attaccante classe 99 che ha appena raggiunto la doppia cifra con la maglia dell'Icata. L'ultimo gol siglato è proprio con il Castro Villari e ha raggiunto quota 10, attualmente capocannoniere del girone I, sta facendo veramente molto bene all'Icata, ma onestamente me lo aspettavo, io ve lo dissi l'anno scorso, anzi ve lo dissi quando parlammo di Samake all'Icata, avrebbe fatto benissimo, un calciatore che a Roccella l'anno scorso con Roccella spacciato da tempo, fece vedere cose straordinarie e si vedeva che aveva già la stoffa per poter fare bene in questa categoria. Si sta confermando quest'anno, è certamente un calciatore che può dare tanto in carriera e magari anche entrare nel professionismo a breve, dovesse riuscire a dare questa continuità di prestazioni. Se facciamo riferimento all'ultima partita con il Castro Villari, magari poteva anche essere più preciso perché ha sprecato tanto, però un calciatore che veramente segna, dà una mano alla squadra, ma assolutamente importante. Ma un under di cui voglio andare a parlare in casa di Cata, di ottima prospettiva, è Stefano Currò, un calciatore che sta facendo molto molto bene in terra siciliana con la maglia dell'Icata, un classe 2003, un centrocampista da assolutamente tenere sott'occhio, un giocatore che sa anche inserirsi, quindi sa dare una mano alla squadra nella fase offensiva. Quella degli ultimi metri, un giocatore comunque importante che ha fatto, se non mi ricordo male, già 3 gol, comunque da mezzala sostanzialmente, classe 2003 su cui si può lavorare molto bene, ottima prospettiva e quindi assolutamente secondo me da visionare e tenere sott'occhio, tenere bene sott'occhio. Questi quindi sono alcuni calciatori di cui vado a parlare, di cui vado a consigliare e a questo punto chiuderei quel video. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!